Edilizia scolastica Pezzi ad Alcamo, l'allarme del Consiglio Comunale. La terza commissione consiliare relaziona dopo una serie di sopralluoghi. Esistono gravi problemi strutturali, chiesta una verifica ai tecnici del Comune. Di Girolamo stravince alle elezioni di Marsala, affermazione netta del candidato sindaco del PD, doppia il suo avversario al ballottaggio Grillo. Raccolti oltre 20.000 voti, ma un cittadino su due non è andato a votare. Iniziative concrete a favore di Monte Bonifato, tuteliamo la nostra riserva. I consiglieri comunali di Sicilia Democratica invitano il presidente del Consiglio Scibile ad indire una seduta straordinaria urgente per votare la convenzione che consenta una tutela a costi zero per il comune. Servizio affissioni pubblicitarie ancora ingessato ad Alcamo, manca un piano esecutivo e non sono stati individuati dal comune gli spazi. Ieri primo passo del Consiglio Comunale, presa d'atto per la variazione di alcuni articoli del regolamento. Parcheggi a peso d'oro a Trapani, aumenti record degli stalli in molte zone del centro storico da 50 a 80 centesimi all'ora. Bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Alpa 1. Apriamo con una notizia che riguarda la giudiziaria. L'ex sindaco di Alcamo, Sebastiano Bonventre, ha ritirato l'opposizione presentata verso la richiesta di archiviazione del procedimento penale che vedeva indagati l'avvocato Niclo Solina ed altri 17 tra rappresentanti di lista e presidenti dei seggi elettorali per i reati di falso ideologico e frode processuale. I fatti si riferiscono al ricorso presentato al TAR dall'allora candidato Solina, perdente al ballottaggio per l'annullamento della proclamazione dell'eletto sindaco Bonventre. In quella circostanza Solina aveva allegato una serie di dichiarazioni rese dai rappresentanti di lista circa l'assegnazione di voti nulli, dichiarazioni ritenute false dalla difesa di Bonventre. E il PM, dunque la pubblica accusa, aveva in seguito richiesto l'archiviazione del procedimento contro Solina e gli altri 17, archiviazione la cui udienza innanzi al GIP Brignone è fissata per il prossimo 24 giugno, contro cui aveva appunto presentato opposizione la difesa dell'ex sindaco, opposizione adesso ritirata. Il gesto del dottor Bonventre, si legge in una nota diramata dall'avvocato Baldassare Lauria, vuole essere un segnale di distensione del clima politico che ha infiammato la vita amministrativa della città. E rimaniamo ad Alcamo, edilizia scolastica a pezzi, l'allarme del Consiglio Comunale. La terza commissione relaziona dopo una serie di sopralluoghi, esistono gravi problemi strutturali, chiesta una verifica ai tecnici del Comune. Gravi problemi strutturali e preoccupante il giudizio dato dalla terza commissione consiliare sullo stato di salute degli edifici scolastici di Alcamo. Una relazione che è stata depositata al Comune a seguito di una serie di sopralluoghi che sono stati fatti nel corso di quest'anno scolastico appena concluso. Lo spaccato che viene fuori è davvero allarmante. Si parla per l'appunto di problemi strutturali, anche se non sono specificati gli immobili in particolare. Giudizio che quindi è generalizzato un po' a tutti gli immobili di proprietà comunale. Stiamo quindi parlando di scuole dell'obbligo. I componenti della commissione consiliare si sono confrontati direttamente con i dirigenti scolastici che hanno esposto le diverse criticità collegate alla situazione strutturale degli edifici. Una relazione che ha destato più di una preoccupazione nel Consiglio Comunale, tanto che da più parti è stata chiesta al Comune una verifica con i propri tecnici. Oltretutto molte scuole non avrebbero neanche l'agibilità. Invito pure la terza commissione a fare uno studio che vada in questa direzione, appunto di cercare di dotare tutti gli edifici scolastici del certificato di agibilità. E quando dico, Presidente, certificato di agibilità è scritto con la lettera maiuscola, non certificazione di agibilità, che è cosa totalmente diversa. E la situazione strutturale non è l'unica cosa che preoccupa delle scuole. Da un apposito censimento mancherebbero anche gli arredi, servirebbero all'incirca 85.000 euro per soddisfare il fabbisogno dei vari plessi, senza dimenticare poi che esiste anche il problema dello scuolabus che dovrebbe essere sostituito e in questo caso servirebbero altre 70.000 euro. In caso contrario si rischierebbe il blocco del servizio. Per quanto riguarda gli arredi, risalgono al 1950, Presidente. Ci sono scuole, Presidente, quasi tutte le scuole di Alcamo, che hanno un arredo veramente da medioevo.
Il Consiglio Comunale ha votato all'unanimità un ordine del giorno nel quale si impegna il Comune a monitorare le problematiche degli immobili comunali adibiti a scuola dell'infanzia e a scuola dell'obbligo. A stemperare l'allarmismo lanciato in Consiglio ci ha pensato il Presidente Giuseppe Scibilia, che ha parlato di condizioni ben peggiori al di fuori dei confini alcamesi. Ho raccolto delle notizie su istituti scolastici dove bisogna farsi il segno della croce prima di entrare. Ma veramente è una cosa grave. La cronaca, tentato furto in una pizzeria di Erice Casa Santa. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Trapani insieme alla squadra volanti della questura hanno arrestato nella flagranza del reato di tentato furto aggravato Fabio Messina e Giuseppe Chiara, rispettivamente di 33 e 32 anni, sorpresi all'interno del giardino del locale Super Pizza di via Cesaro mentre stavano tentando di introdursi al suo interno. I due, alla vista delle pattuglie, hanno tentato la fuga, ma sono stati bloccati dai militari e dagli agenti. Dopo la convalida dei fermi, Messina è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre per Chiara è stato disposto l'obbligo della firma presso la questura. E parliamo di amministrative. Di Girolamo stravince alle elezioni di Marsala, affermazione netta del candidato sindaco del PD, doppia il suo avversario al ballottaggio Grillo, raccolti oltre 20.000 voti, ma un cittadino su due non è andato alle urne per votare. Ha stravinto il nuovo sindaco di Marsala. Dopo 10 mesi di commissariamento, il comune torna in mano ad un'amministrazione eletta direttamente dal popolo, a seguito delle dimissioni dell'allora sindaco Giulio Adamo, dopo la sospensione determinata dal prefetto di Trapani in forza alla legge Severino. Ha stravinto Alberto Di Girolamo, esponente del Partito Democratico, che ha raccolto 21.715 preferenze, doppiando di fatto il suo antagonista Massimo Grillo, espressione dell'UDC, che ha racimolato all'incirca 10.190 suffragi. Un'affermazione quindi schiacciata, anche se il primo partito in assoluto è stato l'astensionismo, dal momento che un marsalese su due non si è recato alle urne per votare. Di Girolamo è stato presidente del Consiglio Comunale nel 1992, 20 anni dopo è stato candidato alle regionali alla lista del presidente Rosario Crocetta, poi segretario del PD, ruolo che tutt'oggi ricopre ma che probabilmente lascerà per ragioni di opportunità. L'esponente democratico dovrebbe essere nominato sindaco domani, appena la sezione elettorale centrale procederà alle operazioni di verifica dei voti e completerà la ripartizione dei seggi in base al premio di maggioranza. La fascia tricolore sarà consegnata a Di Girolamo dal commissario straordinario che ha retto il comune, Giovanni Bologna. Saremo al servizio della città, non degli amici degli amici, le prime parole del mio sindaco. La gente è con noi, vuole cambiare Marsala. Chi ha fatto politica per tanti anni in questa città è meglio che adesso se ne vada in vacanza. La città sarà di tutti, perché insieme abbiamo vinto, insieme lavoreremo. Il primo atto al momento dell'insediamento, ma quale sarà? Incontrerò tutti i dipendenti perché bisogna lavorare insieme, amministrazione e dipendente, in modo che tutti capiscano che loro sono importanti per cambiare questa città. Abbiamo vinto, aggiunge Anna Maria Angileri, assessore designato di Di Girolamo, con merito. Saremo accanto ad Alberto in questo compito difficilissimo, grazie ai marsalesi per averci dato questa grande fiducia che noi certamente ripagheremo con il lavoro a garanzia di questa comunità che ha bisogno ancora di molto sostegno per continuare ad andare avanti e per superare le criticità che ancora oggi si registrano. In questo trionfo certamente non sono mancate le polemiche. Sei un pezzo del PD, Anna Maria Angileri, oggi è nella squadra di giunta. Un altro sfidante, Luigi Giacalone, invece ha sostenuto Massimo Grillo e rischia l'espulsione dal partito. A sinistra inoltre non sono piaciute le alleanze con alcuni consiglieri di centrodestra che per l'occasione hanno inventato dal nulla il movimento Una Voce per Marsala, così come è stato singolare notare come il presidente del Consiglio Comunale uscente Enzo Sturiano, prima disprezzato, sia diventato alleato di Di Girolamo. Il consigliere delegato dell'ente Luglio Musicale Trapanese Giovanni De Santis, dopo l'annullamento dello spettacolo Una Bugia di Troppo, organizzato dall'associazione Don Bosco, previsto per sabato scorso al Teatro di Stefano a Trapani, ha incontrato i rappresentanti dell'associazione per spiegare loro le ragioni per cui lo spettacolo non ha avuto luogo. Quest'anno purtroppo si è verificato un equivoco sull'attribuzione di competenze nel rilascio del parere sulla del teatro stesso, scrive De Santis. Tale equivoco ha comportato ritardo nel rilascio da parte della questura di Trapani della licenza per l'esercizio di pubblico spettacolo
prescritta per le manifestazioni a pagamento. Va ribadito, continua, che il ritardo non è attribuibile a negligenza del Luglio Musicale, che già il 12 giugno aveva ottenuto il parere favorevole di agibilità dalla Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo. Proprio per rendere giustizia ai bambini che si sono impegnati per andare in scena e per restituire il sorriso ai loro genitori, si è concordato di mettere in scena lo spettacolo il prossimo 21 giugno, sempre al Teatro di Stefano. I possessori dei biglietti d'ingresso sono invitati a recarsi presso il botteghino di Villa Margherita entro e non oltre domani, mercoledì 17, per ottenere il rimborso o la sostituzione dei biglietti d'ingresso già acquistati. E torniamo ad Alcamo. Iniziative concrete a favore di Monte Bonifato, tuteliamo la nostra riserva. I consiglieri comunali di Sicilia Democratica invitano il presidente del Consiglio Civile ad indire una seduta straordinaria e urgente per votare la convenzione che consenta un'adeguata tutela a costi zero per il comune. I lavori dovrebbero essere effettuati dall'amministrazione forestale. L'incendio di Erice, che ha devastato una bellissima porzione del nostro territorio, impone un supplemento di responsabilità. Occorre fare presto. Così, in una nota, i consiglieri comunali di Sicilia Democratica, Marianna Vario, Gaspare Coppola, Antonio Fundaro e Giuseppe Stabile, ricordando il recente rogo che ha distrutto una vasta area di macchia mediterranea, richiamano l'attenzione sulla riserva Bosco d'Alcamo, anch'essa purtroppo oggetto di devastanti incendi nel corso degli anni, uno su tutti, quello del 2012, che mandò in fumo decine di ettari di vegetazione e di cui porta ancora i segni. Da allora si sono susseguite le iniziative portate avanti dai cittadini per mantenere alta la soglia di attenzione sulla riserva, cittadini che si sono persino uniti nel comitato Salviamo il Bonifato per sollecitare le amministrazioni competenti a intervenire sulla gestione del bosco e la prevenzione degli incendi. Da alcuni mesi, dichiarano i consiglieri comunali, Sicilia Democratica ha raccolto la sollecitazione dell'Associazione Fare Ambiente, associazione con la quale ha collaborato senza clamori, annunci o proclami, si legge nel documento, affinché nei terreni boscati di proprietà del Comune di Alcamo, terreni che rappresentano la maggior parte del territorio della riserva, i lavori vengano effettuati dall'amministrazione forestale senza oneri a carico del Comune dietro stipula di una apposita convenzione. L'assessore Caleca e gli uffici del Dipartimento Foreste riferiscono hanno mostrato tutta la sensibilità che il tema richiede e già dall'8 giugno è stato predisposto lo schema di convenzione per la tutela di Monte Bonifato e inviato al Comune di Alcamo con una nota dell'11 giugno scorso, schema che deve essere sottoposto per l'approvazione al Consiglio Comunale. I consiglieri invitano pertanto il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Scibili ad inserire all'ordine del giorno di un Consiglio Comunale straordinario e urgente la votazione della convenzione per dotare il Monte di un'adeguata tutela a costi zero per il Comune. Aspettiamo quindi che con ogni urgenza si convochi il Consiglio Comunale, concludono i consiglieri.